partiamo con un canto che speriamo di conoscere, almeno in parte, quindi di nuovo riescono a conoscere, e direi che lo intona e noi seguiamo. Prendete. Cantiamo il Salmo 133, lo cantiamo in ebraico. Il significato è come buono, come dolce che i fratelli e le sorelle siedano insieme. Care sorelle e fratelli, ci riuniamo nel respiro della migliore comunità di amore, di Dio, che è padre e madre, figlio e divina Ruah. Amen. Vogliamo convocare in questa nostra assemblea eucaristica sorelle e fratelli che non sono qui, ma che sentiamo presenti con noi. Persone care che sono tornate al cuore di Dio, pensiamo Vittorio, anziane e malate, impossibilitate a muoversi, le nominiamo perché celebrino con noi. E vorrei ricordare naturalmente Gianni Morelli, che dopo i giorni scorsi, dopo che ci aveva affittato 2 volte a pranzo, che trovavamo a Sidolo, e appunto Lorenzo Maestri, che è stato per un periodo del coordinamento nazionale, di Spagna. Io vorrei ricordare la Piera, la moglie di Eugenio, che è sempre stata presente a tutti gli incontri ai quali abbiamo partecipato anche Voglio ricordare il vescovo Luigi Bettazzi. Ricordiamo anche il padre José Castillo e padre Bruno Mori di Ghedi, che è morto il 27 ottobre scorso e risiedente in Canada da 43 anni. E c'è una maniera per ringraziarlo del suo apporto teologico che sta rivelando in questi anni. Io vorrei ricordare anche Gaio, perché io ricordo un Vittorio che eravamo presenti quando celebravamo qui poco in Stato. E poi vorrei ricordare anche un amico anche di Luigi, Franzoni, che ci ha dato la sua amicizia a me e a Piero. Ci conoscevamo nulla. Ecco, Vorrei ricordare Giannino Piana, che è morto in ottobre, che è stato ricordato anche nella presentazione come teologo vicino e amico di Giacomo. vorrei ricordare di uno e Carla, che sono due amici di cui ho pregato qualche volta, anche se non sono stati ultimamente nel 2017, so che vicino ai nostri paesi, vicino ai nostri Anche ricordare il vescovo Giuseppe Casale, che negli ultimi anni si era meno apparso sulla scena, ma che in molti momenti non solo ci ha cercato, ci ha aiutato, ma anche supporto in
pubblicare in anche qui non era facile, no? Io anche mi sono dimenticato padre Davide Maria Trovon, che è stato uno dei precursori, diciamo. Anch'io vorrei ricordare due preti che sicuramente invece forse non conosciamo, ma che anche se non facevano parte direttamente di noi in chiesa, secondo me è come se invece ne facessero parte. Uno è Don Giuseppe Lieti, che ha accompagnato le nostre vite, tutti noi. Ci ha sposato. Ecco, che mi ha sposato, per me ha preparato con le mie nozze. Ed è stato un sacerdote che, pur occupando apparentemente d'altro, perché si occupava molto di cinema, ecco, lui ha contribuito, io credo, a fare questa cosa. E poi Don Dino Pezzetta, un altro grande prete che ha fatto parte della storia delle Acli di Milano, e se non vi dispiace anche mio marito, che non c'è più da 5 anni e che, pur essendo stato sempre molto a margine del movimento, però come acclista ne ha sempre condiviso le visioni. Voglio ricordare anche Ernesto Buonaguti. Io voglio ricordare Rocco Cerrato, militante di Non Siamo Chiesa, amico di Vittorio e studioso di Buonaiuti, grande studioso e che ha dato una grande testimonianza nelle nostre comunità per questi suoi studi, che ci ha avviato quindi anche a un rinnovamento nostro proprio grazie a questo suo impegno, questa sua conoscenza. Io ne avrei tanti da ricordare, Piero Verdelletti e Piero Lanzi, però vorrei ricordare anche delle persone per le quali nessuno ci pensa. Le vittime delle guerre, bambini. Ora leggiamo insieme la preghiera scritta. O Dio, ritmo di misericordia, non è un problema. Per la vita del mondo. Amen. Dio, Padre buono, ricco di tenerezza come una madre per le sue creature, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e si conduca con la forza del suo Spirito alla vita eterna. Amen. Amen. Uomo che voglia leggere la prima lettura. Puoi dire da dove viene la prima lettura? No, che stampa hai fatto? Manca pezzo. Manca pezzo. Vabbè, guarda. Dal libro dei numeri. Si fecero avanti le figlie di Seopacar, figlio di Kefer, figlio di Galat, figlio di Machir, figlio di Manasse, delle famiglie di Manasse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Macla,
Noah, Cogna, Mirka e Tirsa. Si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai principi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda del convento e dissero: nostro padre è morto nel deserto. Egli non era la compagnia di coloro che si erano coalizzati contro il Signore. Non era la gente di Core, ma è morto a causa del suo peccato, senza figli maschi. Perché dovrebbe il nome di nostro padre scomparire dalla sua famiglia per il fatto che non ha avuto figli maschi? Dacci la libertà in mezzo ai fratelli di nostro padre. Mosè presentò la loro causa davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: gli figli di Sirocca dicono bene, dare loro in eredità una proprietà, rivedere il loro padre e fare passare ad essere l'eredità del loro padre. Parlerai inoltre agli israeliti e dirai: quando un uomo morirà senza lasciare un figlio maschio, farete passare la sua eredità alla figlia. Per queste parole rendiamo grazie a Dio. Gabriella ci fa il salmo, vieni a leggere. Al salmo rispondiamo in canto. Il Signore oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
leggerci il Vangelo. Alleluia. Se voglio che gli rimanga finché io vengo, a te che importa? Ah. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Signore, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? E gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene e gli disse Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Pietro si voltò e vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù, Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Per queste parole, sarà una cosa minima, poi la seconda parte la farei sulla prima lettura. Io ho scelto questa lettura di Giovanni che appartiene a un capitolo, l'ultimo, che è stato inserito poco dopo la conclusione del Vangelo. Infatti il capitolo 20 termina con queste parole. Voi credete perché avete visto, ma beato colui che crederà senza aver visto. Dopodiché è stato aggiunto questo capitolo, probabilmente perché erano dissimili anche all'interno delle comunità. Infatti, questo capitolo ha un carattere, come dire, ecclesiale, ma fatto alla maniera di Giovanni, però. Nella prima parte racconta che
Pietro con altri sono andati a pescare. Praticamente ripete quello che dice Luca al capitolo 15. Sono andati a pescare, tutta la notte non hanno preso nulla. Poi là sulla riva compare qualcuno che il discepolo che Gesù amava intercetta immediatamente. E lo dice a Pietro. Pietro si veste, perché era svestito, si tuffa e va verso Gesù. Gesù gli dice, no, scusate, non sono sbagliato, prima ancora Gesù dice, provate a pescare dall'altra parte, la parte destra, buttarono le reti e la rete fu piena di 153 grossi pesci. Poi c'è il riconoscimento di Gesù, Pietro va e anche gli altri si accostano, però non riescono a tirare su la rete con la mole di pesci che c'era dentro. Poi Gesù disse a Pietro, andate a prendere un po' di pesce. E stranamente Pietro da solo riesce a tirare all'asciutto questa rete che non si rompe. E questo cosa ci dice? Ci dice che quello che si vuol far passare è questo. I discepoli da solo non prendono nulla. Soltanto sulla parola di Gesù possono fare una pesca copiosa. Chiaramente la pesca non è la pesca dei pesci, è un altro tipo di cosa, un altro tipo di pesca. E Gesù prepara da mangiare, quindi fanno i banchetti insieme. Dopodiché ci sono queste parole che Gesù dice a Pietro. Per tre volte mi ami tu? Nelle prime due domande Gesù usa il termine agapao, che vuol dire agape. Pietro risponde sì, usando il verbo fileo, che è un po' più debole rispetto a agape. Poi, nella terza richiesta, usa anche Gesù il termine fileo e Pietro gli risponde. Dopodiché c'è l'incarico di gestire le pecore, gli agnelli, eccetera, eccetera. Poi, là in fondo, c'è il discepolo che Gesù amava. Se voi guardate la copertina, è presa da un quadro. E in questa copertina, cosa vedete? Ho detto una cosa strana. In questa copertina c'è il discepolo che Gesù amava. Oh, grazie. Il discepolo che Gesù amava, che ha in mano un libro. Quel discepolo è giovane, Pietro è già vecchio. E va a cercare di capire quello che c'è in questo libro. Cioè, praticamente, allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se da un lato Pietro riceve, dopo la sua confessione d'amore, l'incarico di gestire la Chiesa, diciamo, ma rimane sempre Pietro, cioè il Pietro che ha preceduto Gesù, il Pietro che a suo tempo addirittura lo voleva dirottare rispetto ai suoi disegni, e solo Pietro si è sentito dire dietro a me Satana, perché tu mi vuoi dirottare rispetto a quello che devo fare. Questo stesso Pietro che ne ha combinato di questa serie è lo stesso che riceve l'incarico dopo aver espresso il suo amore per Gesù. Sto Pietro assomiglia moltissimo alla storia della Chiesa, perché ha due vite, c'ha la vita in cui di fatto si comporta in quella maniera lì e l'altra vita invece che obbedisce. L'ultima parola comunque che dice a Pietro è tu seguimi. Ma l'altro che ci faceva allora, là in fondo? L'altro è distinto pienamente da Pietro. Però lui fa parte della Chiesa, è nella Chiesa. Pietro e il discepolo che Gesù amava, tutti e due devono stare nella Chiesa. Ma ha un carattere assolutamente diverso. Perché se voglio che lui rimanga con me fino a quando io ritornerò, a te che importa? A te che importa? Quindi c'è una originalità e una autonomia in qualche maniera che è presente in questo discepolo, che non è là con Pietro. Lui è il discepolo che Gesù amava.
quello che Giovanni rappresenta presente sulla croce da quando Gesù muore, quello che nel cenacolo è vicino a Gesù e gli sussurra su richiesta di Pietro, chi è che vi tradisce? E ora c'è ancora lui. Ma lui cosa rappresenta? Ecco, lui rappresenta, come dire, proprio la dimensione messianica, rappresenta l'attesa, rappresenta quella dimensione che a Pietro sfugge in qualche modo. E non è un caso che in questa raffigurazione di Dürer salta fuori che Pietro va a leggere il libro di Giovanni per imparare anche lui. Allora, queste due figure in qualche modo sono in contrasto, sono in dialettica, non sono una copia dell'altro, hanno questa differenza. Ecco, quando il discepolo che Gesù amava viene nascosto, allora sono disastri per la Chiesa. Ed è quello però che spesso è successo nella storia della Chiesa. Visto che abbiamo parlato di diritto, vi cito quella espressione che ha detto il cardinale Gasparri quando ha ultimato il primo codice del diritto canonico, dice così: al di fuori del codice non c'è niente. Quindi mettere in codice tutto quello che è l'esperienza cristiana è qualcosa di terrificante. Mi vuol dire che il discepolo che Gesù amava è sparito. Quindi è stato espulso dalla Chiesa in qualche maniera. Ecco, questa è casualmente mi è venuta in mente questa figura, che però mi sembra molto importante perché il rischio nostro è stare dalla parte di Pietro, anche se non siamo papalini, cioè una forma di attività, eccetera, eccetera, che diventa totalizzante per la vita. Rimane quel discepolo che Gesù amava, che non fa rumore, che non si mette a urlare, però che è quello che attende il ritorno del Signore. Ecco, se manca questa attesa, c'è un impoverimento terrificante per la Chiesa. E quindi questa duplicità, questa distinzione fra i due va mantenuta, anche se in qualche modo sono in contrasto fra di loro, ma va mantenuta. E lo dico a me innanzitutto, visto che l'avete fatto, ma lo dico anche a voi, dobbiamo fare spazio a questo misterioso personaggio che è il discepolo che Gesù amava, perché lui ci indica l'attesa, l'aspettativa di qualcuno che deve venire. Velocissimamente, perché il tempo basta e sarà bello poi ascoltare anche le riflessioni di voi, chi vuole. Dunque, questa scelta del libro dei numeri è un po' inusuale, non è un brano che risuoni frequente nelle nostre chiese, forse mai. E già Numeri non è un libro granché letto. Numeri che in realtà nell'originale greco significa censimenti, perché in realtà tutto il libro si svolge tra i due grandi censimenti che sono stati fatti nel popolo israele, e l'originale ebraico invece lo chiama deserto, perché è il libro del deserto, no? Che narra questi 40 anni di girovagare del popolo di Israele. Allora adesso si fanno i conti, chi ha tradito, chi è rimasto fedele. La grande questione è: a chi vanno le terre? Come si fa la successione? Come ci si regola? E allora, vedete, è interessante, notiamo che veniamo da un capitolo precedente, il capitolo 26, che era un lunghissimo elenco, si elencavano tutte le tribù, figli, nipoti, il totale dei membri di ciascuna tribù. E quindi, diciamo, in sé non sarebbe nemmeno stato necessario ricordare chi fosse Teofca, no? Però vedete invece questa attenzione nel ricostruire la genealogia, perché per il figlio di Gaza, e se vedete sono cinque passaggi, no? Vengono nominati cinque uomini in successione. E un po' come contraltare invece poi troviamo le nostre cinque protagoniste, le cinque figlie di Teofca: Macla, Noa, Cogla, Milca e Tirsa, nomi che non dicono niente, nomi pressoché sconosciuti, eppure pensate che questo libro sia meritato di nominarle una ad una, non ha letto
le cinque figlie di Selofkade, figlio di, prima ha nominato tutta la genealogia maschile, poi ha nominato anche una per una queste cinque donne. Allora ricordiamocelo quando diciamo che il linguaggio inclusivo è inutile, è pesante, perché nominare le persone, le cose, le fa esistere o non esistere. Abbiamo bisogno di chiamare la realtà col proprio nome, altrimenti ne dimentichiamo un pezzo. Quando questo pezzo è la metà del mondo, diventa un po' grave. Poi notiamo anche che mentre gli uomini sono nominati, diciamo, in maniera piramidale, no? C'è questa successione dal più antico al più giovane, invece questi cinque nomi di donna sono orizzontali, sono tutte sullo stesso piano. E notate che queste cinque donne vanno a reclamare la loro eredità, cosa che non era prevista perché le terre passavano ai maschi, ai figli maschi. Poteva essere che però la maggiore, la primogenita, no? Vantasse dei diritti e dicesse, beh, veramente, se proprio dobbiamo andare a vedere qual è il sistema in vigore, spetterebbe a me, avrebbero potuto litigare. Non stiamo dicendo che le donne sono migliori degli uomini che non litigano, abbiamo degli esempi splendidi, da Sara Radar, di quanto le donne riescano a farsi la guerra e a non essere affatto diverse dagli uomini. Quindi anche qua rifugiamo da certe visioni angelicate, no? Della donna, che poi sono fatte per dire quindi non è fatta per governare, per gestire il potere. Non sta dicendo questo, però sta dicendo che queste cinque donne effettivamente si alleano e su questo piano di parità vanno a fare una richiesta molto chiara a Mosè e ai capi del popolo. E la cosa straordinaria è che Dio stesso risponde. Oggi abbiamo sentito l'intervento del canonista, finalmente anche il sinodo ha parlato della possibilità di rivedere il codice di diritto canonico, abbiamo sentito quanto si diceva sul diritto divino, ecco qua in maniera molto ironica è Dio stesso che rivede il suo diritto, quindi se Dio stesso può cambiare idea, può aggiornare il suo diritto, beh forse a maggior ragione dovremmo farlo noi oggi. E un'altra cosa che mi sembra interessante è quello che dicono le cinque donne, perché dovrebbe il nome di nostro padre scomparire? Ecco, mi sembra interessante questo, perché spesso quando parliamo di femminismo abbiamo ancora un'idea femminismo contro maschilismo, no? Stai con le donne o con gli uomini, ma non è questo, il femminismo è una forza liberante che va a smascherare il patriarcato fa male tanto alle donne quanto agli uomini, lo vediamo anche purtroppo negli ultimi episodi di femminicidio, quindi non soltanto, spesso sono le donne, il 90% sono le donne che ci lasciano la vita, però questo ci dice anche dell'incapacità degli uomini di gestire i propri sentimenti, di gestire la propria sfera privata, sentimentale, no? Sappiamo quanto certa educazione tossica che viene già da piccoli, non piangere, non sei una femminuccia, porti poi a queste aberrazioni. Allora, ecco, questa frase in realtà ci dice che è proprio anche per il bene di un uomo, del padre, che le donne devono avere pari diritti, devono portare avanti l'eredità tanto quanto gli uomini. E allora, vedete, questo è credo per la maggior parte il diritto romano, qua siamo a Milano, diritto ambrosiano, noi siamo già avanti nell'avvento, voi lo iniziate, insomma, domani. E la seconda domenica di avvento nel rito ambrosiano si chiama I figli del regno, ovviamente al maschile, ecco, mi è venuto da pensare che ci sono anche figlie del regno, mi è venuto da pensare che queste cinque figlie di Selofkade non chiamiamo ancora Makla, Noa, Kogla, Milka e Tirsa, queste sono figlie del regno, perché sappiamo che il regno di Dio è un regno di giustizia, di pace, e quindi la prima forma di giustizia deve essere anche quella di genere. E adesso a voi, chi vuole aggiungere qualcosa? Non capivo sempre la prima lettura, anche se ho letto, non capivo il perché, non lo capisco. Magari venite qua, così gli amici da casa sentono. Riprendo quanto
detto in specifico questa cosa di dire i nomi. Casualmente, proprio queste parole, l'oggetto, l'ho sentito, discusso, diciamo, nell'esperienza che ho fatto in questa settimana di educazione interculturale, in cui si diceva non usiamo i pronomi, usiamo sempre i nomi. Dire noi e loro è sempre sbagliato. Quale che siano i nomi e loro a cui facciamo riferimento. Se usiamo i nomi ci abbiamo di tante cose in più. Volevo semplicemente rinforzare. Grazie Basilio. Non arriva al microfono, purtroppo è. Niente, mi hai sollecitato più questo intervento perché ho pensato appunto che la Chiesa è l'istituzione più patriarcale tra tutte le istituzioni. E quando il Papa, l'ultimo prete, parla di genere, in genere non sanno di cosa parlano perché non hanno letto niente, né sul gender, né sulle varie teorie, così come non hanno letto niente dalle femminili. E ci sono più di teologhe femministe che nessuno di preti legge. Allora, volevo dire appunto che è importantissimo però che le pari non sono le donne, quindi invito gli uomini a parlare, di fare questa denuncia di patriarcato nella Chiesa, ma anche nella società, perché finora l'educazione sessuale nelle scuole non c'era stata neanche quando c'erano i cristiani, perché per deterrenza la Chiesa, nessun governo ha mai usato in passato e neanche ora di introdurre l'educazione sessuale, l'educazione affettiva. Che era vietato dire membro del Parlamento e poi il membro. Infatti, per cui era un invito voi uomini a parlare di patriarcato. Io sono interessato di parlare, non potrei parlare per delle ore, però siccome non è un problema mio o delle donne, è un problema di tutti, anche vostro, mi invito a parlare di comunità e di educazione pedagogica, senza chiamare psichiatri e psicologi, ci vorrebbero le prima di insegnare a scrivere. Grazie, Marta. Posso? Mi dispiace, mi sono come una donna. Ecco, io sono stata anche io molto sollecitata dalle cose che dicevi tu. Volevo solo ricordare due aspetti, sempre riguardo alle donne, che insomma le donne sono importanti e questo va, come dire, effettivamente ricordato. Come queste cinque sorelle, io voglio ricordare due aspetti che a me stanno veramente molto a cuore. Uno è che le donne possono avere un modo diverso di rapportarsi con la fede, con Dio, con la Chiesa. E questo bisogna sempre ricordarselo. Esiste in un certo senso un Dio delle donne e esiste un modo in cui si è figlie e non figli di Dio, in cui si è sorelle e non fratelli, madri e non padri, amiche e non amici. Ecco, l'uso del, come dire, del genere è importante perché è diverso, cioè ognuna di noi vive come figlia, madre, sorella, può vivere diversamente il rapporto con Dio, con la fede, con la Chiesa. Ed è un rapporto che ancora non è stato molto, come dire, esplorato. Questa è una cosa. E l'altra, che desidero molto dire anche per la mia storia così, è che anche noi come movimento dovremmo a volte pensare, introdurre nella nostra riflessione anche il luogo teologico della sessualità.
anche la sessualità in tutte le sue forme della vita, quindi no, non solo dei rapporti, ma tutte le relazioni, tutto il modo che abbiamo di rapportarci è anche sessualità. E questa sessualità, se si può esprimere nel modo, come dire, più libero, è un luogo teologico. E niente, volevo lasciare solo questa riflessione. Grazie, Gabriella. Non voglio demonizzare, ma voglio fare un fatto recente, recentissimo proprio. Ho assistito a una cosa su WhatsApp online, un commento di Vito Mancuso su questo problema qui del patriarcato. Quando c'è stata una manifestazione delle donne in sud dopo l'assassinio di Giulia, a Bologna, la sua figlia gli ha chiesto di accompagnarlo in piazza. E quando erano in piazza, che appunto gridavano per il patriarcato, la figlia ha abbracciato Vito. E questo fatto l'ha fatto riflettere e ha spiegato poi dopo. Dice, io sono un padre. Se mia figlia mi riconosce, quindi mi dà un'importanza, allora il discorso del patriarcato, suddividendo la frase, perché padre in greco, padre, qualcuno. Però il problema è la seconda parte, è l'arcato, perché dice potere del padre. E allora il problema è che nella storia ha preso spazio maggiore e pesante il potere del maschio. Ecco, questa è una roba che secondo me potrebbe farci riflettere molto. E è il potere, non il discorso, perché il patriarcato potrebbe anche mettere in discussione il discorso del padre, è anche vero. Però è interessante questa roba. Grazie, James. Vediamo tanto, vedo le piattaccio di Gennaro. Perché io come qua, allora quando recitiamo insieme andiamo ad agio, cioè andiamo sincroni, recitiamo, credo che troviamo in quinta pagina, credo in Gesù Cristo figlio di Dio e figlio di donna, immagine visibile e trasparente dell'invisibile volto di Dio, immagine alta e pura del volto di Dio. Credo nella divina forma, possibilità tanto, che vive con opera delle profondità e del nostro cuore e di ogni creatura, per trasformarci tutti e tutte a immagine di Cristo. Credo che la nostra fede fluisca la realtà più essenziale e il cruciale della nostra vita. La famiglia si parla qui delle sante, delle forze sante, che è la vita di Gesù. La volta moderna del centro di Cristo, la vita di Gesù è come, e che tu non hai la pizza, che io non ho il diritto che la nostra vita. Ora esprimiamo qualche intenzione veloce, già comunque ne abbiamo espresso all'inizio dell'Eucaristia, però se vogliamo aggiungere qualcosa sul fronte della preghiera. Eh,
Io vorrei pregare per i bambini, penso ai miei nipoti, tenendo presente il pianeta, quello che sta succedendo, che va avanti in maniera quasi meccanica e su cui stanno discutendo in questo momento a livello internazionale. E penso alla loro vita, che mondo avranno, che pianeta ci sarà, che difficoltà dovranno affrontare. Un principio etico deve essere quello di lavorare perché la prossima generazione possa vivere dignamente la propria vita. Per questo preghiamo. Io vorrei pregare perché cominciando da noi non ci stanchiamo di operare perché si rinnovi veramente una ristrutturazione della Chiesa, come abbiamo sentito, che non si tratta di cambiare un codicillo, ma si tratta proprio di lavorare perché la Chiesa ha bisogno di una ristrutturazione totale, partendo dal riconoscimento dei propri errori, dei propri peccati, della giustizia, come c'è bene Michelangelo, nei confronti del tanti danneggiati da questa Chiesa che, proprio per la sua struttura, ha dato vita anche a momenti così gravi e a eventi così pericolosi nella nostra esperienza di Chiesa. Vorrei proprio chiedere che il Signore ci aiuti ad impegnarci e susciti veramente persone capaci di far sì che la Chiesa si liberi dai pesanti fardelli per annunciare il messaggio di Gesù, che è un progetto di vita che non ha bisogno di tutti quei fardelli di cui è stato caricato in questi 2000 anni di storia. Per questo preghiamo. Scusa, Signore. Io vorrei pregare perché là dove c'è la guerra si eviti di usare il nome di Dio, si eviti di rivendicare le proprie azioni, i propri crimini nel nome di Dio. Per questo ti prego. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi pane di vita. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi vino della salvezza. Come le spighe sparse nei campi e come i grappoli disseminati sulle colline, sono ora riuniti su questa mensa del pane e del vino tutta la tua Chiesa, Signore. Sia presto riunita dall'estremità della terra nel tuo regno. O Signore, per questi tuoi doni, concedici di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che serviamo per Cristo nostro Signore. Amen. Santo, Santo, Santo. Santo,
E ora leggiamo tutti insieme adagio. Sorelle e fratelli, preghiamo insieme il suo onore per le forze di nostra fede e la verità della nostra vita. Signore, hai promesso la tua opera di adorazione e hai dato una guerra tanti prima di tutti e hai messo soltanto anche lui. E la grazia e la forza è una ragazza della nuova luna, come ha fatto Cristo, che è una ragazza. E questo cammino oggi è di grande civiltà e di religione tra noi, per applicarsi il lavoro di Cristo, il nostro paese, 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 il nostro ma a partire di scolata, a corso di ottenersi di via, è un testo del regno. A quando le monte, no, a quando le diventeranno due vite, contro la parte del nostro corpo, si intervolgono, ma per la regna di scelta del nostro mondo, un vite che accettano i nostri carichi, e il nostro stomaco, e il nostro stomaco, ma non c'è solo un cibo di diritto a verificare i nostri corpi, che si vediamo per darci il suo di speranza, il mio corpo una volta. Poi prese la coppa del vino, fece la vita di tutti, la vista di tutti, Gesù disse, questo è il mio corpo, è il mio Ecco, ora cantiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il pane che spezziamo e la comunione al corpo di Cristo. Esatto.
E la coppa di benedizione per cui noi rendiamo grazie e la comunione al Signore di Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che salva il mondo con il suo amore. Beati coloro che il Signore invita alla sua messa. Signore, facciamo un terzo un po' di pezzetti. Andiamo un po' di manina. Se qualcuno mi dà una mano, non c'è. Qui c'è una mano. Sarà abbondante perché insomma dobbiamo consumarla. Proprio mangiamo quello, ce lo portiamo a tavola. Allora, per la comunione, prendo un pezzettino e lo immerge in questo. Non abbiamo portato la scuola, ma non dice la parola. Signore, So
In pace preghiamo il Signore. O Dio, la partecipazione al tuo dono è un aiuto necessario alla vita presente nella speranza del bene senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo saltato lo scambio della pace, ma adesso lo recuperiamo, perché la benedizione vogliamo tenerci per mano, però in questo modo. La mano sinistra riceve e la mano destra dà. Perché? Perché vogliamo ripetere insieme che nessuno è così ricco che non abbia niente da ricevere e nessuna è così povera che non abbia niente da dare. Allora proviamo questo incastro, così prendiamo la mano della vicina e del vicino, mentre ripetiamo nessuno è così ricco che non abbia niente da ricevere e nessuna è così povera che non abbia niente da dare. Vogliamo dare di ricevere la benedizione, questa è una poesia di Bonhoeffer che dice: tra potenze benigne, prodigiosamente protette e protetti, attendiamo consolate e consolati quello che accadrà. Dio c'è al fianco alla sera e al mattino, e certissimamente in ogni giorno che verrà. Amen. Si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio, Madre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.
Allora continuiamo il pranzo adesso. Allora, per il pranzo si diciamo come per appena partire con il tuo destra. Anche amici che siete a casa, noi adesso andiamo in pausa e riprendiamo alle 2:30. Allora, adesso noi chiudiamo la diretta streaming su YouTube, perché poi la seconda parte dei lavori è dedicata solo alle socie, insomma, ai simpatizzanti, che quindi proseguiranno in Zoom. Zoom lo lasciamo acceso, spegniamo solo il microfono e il video e lo riaccendiamo dopo, mentre la diretta streaming su YouTube termina qui. Grazie a chi ci ha seguito e grazie a... Dobbiamo chiudere e mi raccomando, mi raccomando, non mangiate troppo, eh? È in vostro onore, è in vostro onore. Eta, scusa, dobbiamo chiudere e poi riaprire? No, allora, il lamento continua, quindi se volete potete... Va bene, ok, grazie. Grazie. Va bene, ciao, grazie. Buon appetito. Grazie.